Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui ad Assisi con Don Alessandro per parlare ancora una volta del nostro Papa, di Papa Francesco, del suo pensiero. E oggi lo faremo affrontando un tema che a lui sta molto a cuore, l'ecologia, che come scopriremo non riguarda soltanto l'ambiente, ma riguarda anche i rapporti umani, quello che noi viviamo e quello che noi siamo chiamati a vivere insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che il Signore ci dà la grazia di incrociare qui nel nostro cammino su questa terra. Ed oggi lo facciamo con un ospite, come ogni lunedì, Stefania Proietti, ingegnere, esperta di ecologia, esperta di nuovi stili di vita e anche sindaco della città di Assisi. La ringrazio veramente di cuore per aver incastrato in tutti i tuoi impegni anche questa presenza insieme a me e insieme a tutti quelli che ci seguono e ci ascoltano. Iniziamo come ogni lunedì con un video nel quale ascolteremo, o meglio leggeremo, alcune parole che Papa Francesco ci rivolge riguardo a questo tema. Leggetele con attenzione perché da lì ripartiremo per parlare e riflettere insieme sull'ecologia.
L'ecologia, dicevamo all'inizio della nostra puntata, un tema che non è nuovo nella dottrina sociale della Chiesa, ma che probabilmente solo con Papa Francesco ha raggiunto la giusta attenzione. Già Paolo VI ci diceva della crisi ecologica che derivava dall'attività umana incontrollata. Giovanni Paolo II parlava, ci invitava, ci aiutava a riflettere sul fatto che dobbiamo convertirci, abbiamo bisogno di una conversione ecologica globale. E Benedetto XVI riconosceva che le ferite che vediamo nel nostro mondo, le ferite che scopriamo nell'ambiente nel quale viviamo, sono dovute a quelle ferite che anche a livello sociale accompagnano la nostra vita. Stefania, ti faccio una prima domanda. Perché secondo te Papa Francesco dà così tanta attenzione all'ecologia? È così urgente anche a livello di Chiesa riflettere su questo tema? Caro Don Alessandro, intanto grazie per avermi invitato e un saluto a tutti voi che ci state seguendo. E parto proprio da questa tua domanda alla quale tentavo di rispondere, come sai, da ben prima di essere sindaco di questa meravigliosa città che è nell'immaginario comune anche la capitale dell'ecologia, perché San Francesco dal 1979, ricorrono i 40 anni quest'anno, fu proclamato proprio da San Giovanni Paolo II patrono di tutti i cultori dell'ecologia. Potremmo dire, ecco, veramente nel 79 aveva avuto questo grande santo, un grande papa, un'intuizione fondamentale. Fu anche il primo che cominciò a parlare di problema del clima Sì, e di sì. ecologia umana. C'è proprio urgenza, sì, questo noi lo dicevamo da tanti anni. Noi chi? Io prima di essere sindaco ero una ricercatrice e anche una scienziata del clima e mi occupavo di mitigazione del cambiamento climatico anche in contesti internazionali, in particolare le Nazioni Unite, dove ero entrata a far parte dell'IPCC, il panel Sì. intergovernativo sui cambiamenti climatici, che ha il compito di segnalare alle Nazioni Unite e quindi ai governi dove stiamo andando e quali sono le possibilità, le tecniche, le tecnologie, i metodi per fermarci, perché il grande problema a scala globale e locale, il grande problema ambientale sta diventando un problema che ha a che fare ormai inequivocabilmente con la vita delle persone, soprattutto dei più poveri. Ecco perché c'è proprio necessità di parlare del problema ambientale, perché per noi cattolici questo è un problema paradigmatico, provocato dai più ricchi con lo scarto, con l'innalzamento delle temperature che dipendono dalle nostre attività troppo costose in termini energetici, da lì il risvolto tragico sia sui più poveri. E quindi questo ci interroga profondamente, arrivando a un punto che è un punto anche che ha un numero, le 450 parti per milione di CO2 che sono oggi in atmosfera, sono il valore più alto da 800.000 anni, questo ce lo dicono i carotaggi sui ghiacci, e questo ci dice anche che la presenza dell'uomo, delle attività umane, soprattutto dell'ultimo secolo, dopo la rivoluzione industriale, ha inciso così profondamente su questa quantità di CO2 che in più bassa quantità è innocua, tanto da alterare il clima mondiale. Ovviamente la questione ambientale non si riduce solo alla questione climatica, ma oggi l'emergenza, l'urgenza vera è proprio questa, è questione di vita o di morte per le persone. E quindi sì, siamo veramente nel momento dell'urgenza, direi citando una parte della Caritas in Veritate, un numero, al numero 51, dove Papa Benedetto diceva è un dovere gravissimo quello di fare qualcosa dal punto di vista ambientale, e dovere gravissimo, sappiamo, è una Sì, categoria che molto precisa per indica, i esatto, cristiani. un'urgenza molto forte. Esatto. E Papa Francesco ripercorre in maniera abbastanza precisa quella che è la situazione della nostra casa comune. Rileggiamo proprio rapidamente quello che il Papa dice nell'enciclica Laudato Si', che è sicuramente il documento più importante nel quale il Papa ci invita a prenderci cura della nostra casa comune.
Papa Francesco ci dice che l'inquinamento che provoca l'aumento delle malattie e che distrugge l'ambiente e gli ecosistemi, la cultura dello scarto che colpisce gli esseri umani e le cose che diventano velocemente spazzatura, il cambiamento del clima e il conseguente riscaldamento globale, l'indifferenza di fronte a questa situazione che molti uomini e donne vivono, le finte soluzioni che vengono trovate ma che non risolvono i problemi, l'esaurimento delle risorse naturali, compresa l'acqua pulita, soprattutto in alcune aree del mondo, sono tra le cose più urgenti che vanno affrontate se davvero vogliamo bene alla nostra, al creato, a quel dono che è il creato, che il Signore ci ha fatto. E tutto questo ovviamente si ripercuote anche nell'essere umano, in quanto parte di questo mondo, e si rende evidente in tutte quelle dinamiche sociali che lo caratterizzano e che mostrano una crisi della sua qualità di vita. L'ambiente umano e quello naturale si degradano insieme, per cui, secondo Papa Francesco, questi problemi vanno affrontati insieme. Un vero approccio ecologico diventa allora innanzitutto un approccio sociale. Quello che emerge è la mancanza di un'adeguata cultura per affrontare questa crisi, di una leadership che indichi le strade e di una forte reazione politica internazionale. Stefania, pensi che crisi ecologica e crisi sociale vadano di pari passo e di che cosa abbiamo bisogno secondo te per affrontare questi problemi che il mondo mette davanti ai nostri occhi? Assolutamente sì, e lo dice chiaramente con una lucidità che stupisce anche i non cattolici. Vero. Papa Francesco in questa enciclica, io ho portato la mia enciclica che appena uscì, mio marito mi riportò dalle nostre librerie. E lui lo dice con grandissima lucidità, riesce a fare un'analisi nello stile di Papa Francesco, vede, giudica e poi propone, esatto, però inequivocabilmente l'azione. La crisi umana e ambientale vanno di pari passo. Un tema che, come accennavo prima, quello dei cambiamenti climatici, che è un problema a scala globale e locale. A scala globale abbiamo detto la CO2 in atmosfera sta determinando un riscaldamento del clima, ormai inequivocabilmente legato alle attività antropologiche, che per noi paesi ricchi significa cambiare qualche abitudine, alzare e abbassare di un grado in più l'aria condizionata che ci rende confortevoli anche gli ambienti interni in piena estate. Invece in altri paesi, in quei paesi che sono i più poveri del mondo, significa morte certa per migliaia, per milioni di persone. Già il quarto rapporto quadro sui cambiamenti climatici parlava di 250 milioni di profughi ambientali che avremmo avuto al 2030. In realtà oggi vediamo, il quarto rapporto quadro è antecedente il 2006, vediamo oggi quali sono le tragiche cronache dei nostri giorni. Una intera umanità che fugge da una miseria senza speranza, dove quel mezzo grado in più che abbiamo determinato con dei comportamenti dissennati sta rendendo inospitali interi continenti. Dove la crisi ambientale si lega con anche la crisi umana, lo vediamo specialmente nelle città. Oggi l'80% delle emissioni di CO2 sono dovute alle aree urbanizzate e la popolazione mondiale si sta riversando sempre più nelle aree urbanizzate, ed è lì che proprio si crea l'innesco anche a scala molto locale, anche nella scala delle nostre città, tra le scelte politiche magari non fatte appunto secondo un criterio ecologico e il malessere che poi si sostanzia in problemi veri e propri per la popolazione. Una di queste scelte, noi lo vediamo, lo viviamo tutti i giorni, sono le scelte urbanistiche, laddove un'urbanistica non fatta per le persone ma fatta per la speculazione determina problemi sociali immediatamente correlati, e questo oggi, prima lo dicevo da ricercatrice, oggi lo posso dire da sindaco. Vorrei però dire che anche in questo problema, nella constatazione del problema, c'è anche immediatamente la soluzione. Le città sono delle entità, dei comuni, se pensiamo alla nostra realtà,
nazionale dove si possono fare scelte molto potenti per cambiare gli stili di vita, per cambiare la vita di una città, e se si può fare in una città si può anche replicare e quindi si può positivamente contagiare anche la politica a livello più ampio. Quindi laddove c'è il problema, constatato il problema della crisi sociale e ambientale che camminano insieme, c'è anche la soluzione. Il rapporto dell'uomo nel suo giardino del creato e il rapporto dell'uomo in armonia con la natura e già ci dà, inquadra proprio la soluzione. È vero, vi ricordo che anche voi potete interagire con noi inviandoci un messaggio al 349-9370-847, come ha fatto Enrica dalla provincia di Lodi, che ci scrive: iniziamo noi cittadini a non sporcare i luoghi dove viviamo, così da rispoccupano di tenere pulito il nostro paese. E questo è già un primo impulso a prendersi cura, un primo input proprio per custodire il luogo nel quale il Signore ci ha messo, proprio ci ha donato la vita nel luogo particolare in cui siamo nati e in cui viviamo. E di quel luogo particolare siamo chiamati a prenderci cura. Quella è già una prima vocazione che il Signore ci ha donato. Grazie Enrica per questo invito che ci fai. Continuiamo allora a leggere insieme, a ripercorrere insieme l'enciclica Laudato Si. Il Papa sottolinea il fatto che nessun ambito delle scienze, nessun ambito anche della sapienza umana deve essere trascurato quando si parla di cura della casa comune. Ed in questa saggezza rientra ovviamente anche la saggezza religiosa. La Bibbia infatti ci mostra che l'uomo è creato per amore e che per questo possiede un'immensa dignità. Nella sua identità personale, l'uomo si trova a stringere relazioni con Dio, con il prossimo e con la terra. E tali relazioni vivono momenti di crisi ogni volta che in esse entra la realtà del peccato. In particolare, la terza relazione si basa sul comando che Dio dà all'uomo di coltivare la terra, cioè di custodire, di preservare, di curare la terra, evitando ogni pretesa di dominio e di controllo assoluto. Inoltre, essendo tutto in relazione, ci ricorda Papa Francesco, la cura autentica della nostra vita e del creato è inseparabile dalla cura della relazione con il prossimo e con Dio. Anche la natura è luogo della presenza di Dio e per questo dobbiamo cercare di sviluppare quelle che il Papa chiama virtù ecologiche, la tenerezza, la compassione, la cura, la preoccupazione per l'ambiente. Questo non significa togliere dignità all'uomo o divinizzare la terra, ma significa assumersi responsabilmente il ruolo, il compito di custodi del creato. Stefania, essere responsabili del creato significa riconoscere, come dicevamo prima, la nostra vocazione, che è la vocazione di coltivare la terra che il Signore ci ha dato, di essere custodi, di prenderci cura di questa creazione. E la Bibbia ce lo dice in maniera molto chiara, in maniera molto forte, che questo è il nostro compito. E credo che questo possa essere anche un ottimo punto di partenza nel dialogo con i non credenti. Prima tu lo accennavi. In fondo questo è uno dei classici valori condivisibili da tutte le culture e da tutte le religioni. E credo che qui ad Assisi questo sia ancora più forte. Assisi è luogo di dialogo, luogo di incontro, no? Luogo dal quale partire per prenderci cura appunto di quella che è la realtà. Tu prima facevi riferimento alla tua esperienza anche a livello internazionale e se non sbaglio tu hai partecipato anche alla conferenza del clima di Parigi. Ci racconti un po' anche questa esperienza, cosa ha significato per te, per il tuo lavoro? Certamente sì, ecco, per il mio lavoro di ricerca sulla parte appunto della mitigazione del cambiamento climatico, ovvero del trovare le soluzioni che ci sono, e questo lo vorrei costantemente ribadire, per essere insieme al nostro Padre Creatore
creatori di una soluzione, insieme l'intera famiglia umana. E dal 2006 che partecipo alle cosiddette COP, le conferenze delle parti. Le parti in gioco sono i governi che appartengono alle Nazioni Unite e ogni anno c'è una conferenza speciale sul cambiamento climatico in cui i governi con le loro delegazioni si riuniscono e tentano di siglare, di fare una strategia comune per andare verso una soluzione del problema ambientale. Ci si riuscì con il protocollo di Kyoto, al varo del quale si arrivò dopo la sottoscrizione del protocollo di Kyoto da parte del 51% delle parti, appunto, e da lì in avanti c'è stato un percorso di sempre maggiore consapevolezza, ma sappiamo anche molto farraginoso, molto burocratico. Ci fu a Copenaghen nel 2009 il primo tentativo di raggiungere un accordo globale sul clima, che è andato poi deserto, in realtà non si raggiunse. Si è raggiunto a Parigi in quel dicembre del 2015, dove una grandissima incidenza morale, etica, sappiamo anche comunque che la Santa Sede, anche da osservatore delle Nazioni Unite, ha sempre presenziato alle conferenze sul clima. Beh, ecco, la COP di Parigi è stata la prima conferenza delle parti con la Laudato Si. E questo ha permesso una riflessione forse anche più attenta ai tanti poveri del mondo che subiscono per primi le conseguenze dell'inquinamento e del cambiamento climatico e della questione ambientale. E proprio per questo i paesi, voi immaginate una situazione in cui debbono sedersi a un tavolo paesi come la Cina, che oggi è la potenza mondiale, che dal 2010 è il più grande inquinatore, se questo tema lo riduciamo al termine alle emissioni di gas effetto serra, e fino al 2010 lo erano gli Stati Uniti, con i paesi più poveri del mondo, quindi i paesi del Centro America, per esempio, no? Pensiamo anche a paesi del Centro Africa. Seduti intorno a un tavolo, cos'è che emerge? La grande iniquità globale. Questo è un termine che usa proprio Papa Francesco, utilizza Papa spesso, Francesco lo usa al numero 48 della Laudato Si, perché lui ha individuato esattamente il problema, la grande iniquità planetaria, che fa sì che in questo tavolo, intorno a questo tavolo, ci siano delle persone poverissime, una ristrettissima schiera di ricchi che inducono in povertà tale da indurre alla morte tante persone nel mondo. Questa iniquità non è solo fra persone, è proprio fra paesi. E mettersi d'accordo fra paesi che hanno raggiunto una situazione di crisi dove l'impronta ambientale è chiara, c'è chi ha un'impronta maggiore, immaginate proprio delle orme, no? Sulla sabbia, c'è chi questa impronta è pesantissimo in termini di inquinamento e cambiamento climatico, e quindi questa impronta è pesantissima, c'è chi invece cammina leggero perché non ha solo dato, ha dato per esempio con le foreste, siamo in prossimità anche del sinodo sull'Amazzonia, no? Dà un beneficio ma non viene riconosciuto. Ecco, si chiede ovviamente intorno a questi tavoli di trovare soluzioni che tengano conto dell'impronta ambientale anche degli stati, perché siano soluzioni giuste, di giustizia climatica si parla. Ecco perché a quella COP il grande risultato fu che praticamente quasi tutti i paesi presenti, 195, siglarono un accordo. E il grande risultato fu raggiunto veramente anche per la chiarezza con cui un grande leader come Papa Francesco ha riconosciuto questi temi. E quindi la speranza anche da parte di quei paesi che più hanno subito i cambiamenti climatici, che continuano a subire, che ci sarà una giustizia climatica. Ecco perché si è raggiunto quell'accordo. Io ero lì e parlavo allora in un evento collaterale agli eventi delle Nazioni Unite, si teneva però esattamente lì dove si riunivano i grandi della terra, e questo evento con il Ministero dell'Ambiente italiano era un evento volto a individuare soluzioni, e una in particolare che è quella della lotta alla povertà energetica nel mondo, che è un tema che il Dicastero oggi per lo sviluppo umano integrale aveva già individuato come una delle principali strade per superare la povertà non solo energetica.
Voi immaginate che oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all'energia, vivono in quelle parti della Terra che, se vediamo la mappa del mondo di notte vista dal satellite, sono buie quando le nostre zone, il nord del mondo rifulge di luce. Ecco, in quelle parti del mondo per avere accesso all'energia le donne soprattutto fanno decine di chilometri al giorno per portare in spalla del legname con il quale cucinano, con il quale, se sono in paesi come quelli in cui lavoravamo noi, quindi sull'Himalaya, si scaldano, e con cui hanno quella poca luce che forse permette ai loro bambini, che fanno ore e ore di chilometri al giorno per raggiungere una scuola, di studiare e di fare compiti. Quindi vincere quella povertà energetica permetterebbe anche di vincere la povertà culturale e di rilanciare questi paesi. E la povertà energetica si può vincere grazie alle fonti rinnovabili, perché in questi paesi il sole è più forte, può diventare una risorsa, il vento c'è, può diventare una risorsa. Per fare sviluppo sostenibile dall'inizio c'è bisogno però del supporto dei paesi più fortunati, più ricchi, in termini di capacity building, in termini di trasferire competenze, di andare lì e di insegnare, non vendere il pannello che poi si rompe e quindi ricorrono a te per ripararlo. Quello che noi dobbiamo fare è andare lì e veramente fare proprio delle vere e proprie missioni per insegnare, per trasferire la tecnologia e per sperare che quei paesi diventino magari un giorno i maggiori produttori di tecnologie pulite. Questa è la grande speranza di cui parlavamo e abbiamo parlato nel 2015, di cui continuiamo a parlare anche come città di Assisi in un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, che vuole coinvolgere anche i comuni in questa sfida, che è anche una sfida economica. Vero. E di questo parla anche Papa Francesco, proprio nel seguito dell'enciclica Laudato Si. Dopo aver analizzato i sintomi di questa crisi, Papa Francesco cerca di individuare quelle che sono le cause di questa crisi ecologica che stiamo vivendo. Un aspetto che viene sottolineato da Papa Francesco riguarda lo sviluppo tecnologico, che da un lato rappresenta un prodotto meraviglioso della creatività umana, che ovvia ad alcuni limiti e anche ad alcuni mali che affliggono l'uomo, ma dall'altro fornisce all'uomo un potere enorme, che a volte sfocia in episodi di dominio assoluti, dovuti alla mancanza di educazione nell'uso di queste nuove potenzialità. Tutto ciò ha determinato il fatto che l'uomo non accompagni più la natura con il suo intervento, ma che la usi secondo le sue necessità e secondo criteri di utilità e di profitto. Questa nuova tendenza prende il nome di paradigma tecnocratico e tocca tutti gli ambiti della vita umana, l'economia, la politica, l'ecologia, ma non in modo globale, ma in maniera frammentata, facendo perdere di vista le relazioni esistenti tra le cose e gli esseri viventi. Per questo motivo è necessaria, secondo Papa Francesco, una rivoluzione culturale che porti a livelli di sviluppo positivi e sostenibili e a modi di vivere che siano a favore della dignità umana e alla custodia della nostra casa comune. In tutto questo percorso di recupero della nostra dignità, di esseri umani responsabili, consapevoli, il Papa parla anche dell'importanza del lavoro. Quando nell'essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si creano anche le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Il lavoro è parte del senso della vita su questa terra, via di sviluppo umano e di realizzazione personale. Il lavoro contribuisce a dare dignità all'essere umano, un lavoro ovviamente che sia a misura della persona e dell'uomo. Ed è per questo che il Papa ha istituito la giornata di preghiera per la cura del creato, che cade ogni 1° settembre, e ci ha dato alcuni consigli che sono quelli che vedete in sovraimpressione per contribuire alla cura della nostra casa comune. 10 consigli di Papa Francesco per la cura dell'ambiente. Stefania, come favorire, secondo te, questa rivoluzione culturale di cui ci parla Papa Francesco? I modi ci sono. È impressionante vedere, no, come
questo straordinario pontefice sia rivoluzionario. Lui è arrivato appunto a vedere, giudicare e poi agire. E un papa che consiglia di ridurre la produzione, l'uso della plastica è semplicemente straordinario. Ci sono, e lui lo fa assolutamente in varie forme anche all'interno dell'enciclica. A me colpisce sempre come in tutta l'enciclica, con questa logica comunque lucidissima, Papa Francesco ci ricordi sempre di avere un criterio guida, che è l'opzione preferenziale per i più poveri. Perché la cultura dello scarto, questo divorare continuo di energia, cose, oggetti, cibo, con la logica della cultura dello scarto, che appunto non è una logica, porta soltanto a far sì che i più deboli siano coloro che scontano un peso maggiore da questo dissennato modo di utilizzare la creazione. I modi ci sono, perché ci sono a vari livelli. Ecco, Papa Francesco ci ricorda intanto il principio, l'opzione preferenziale per i più poveri e il principio del bene comune. Se consideriamo che il creato è tutto un bene comune, non possiamo sbagliare, perché è mio, ma è anche degli altri, e come tale io lo devo rispettare, fino anche a curarlo, anche quando è considerato un bene pubblico. Questo lo dico anche come sindaco, l'ente pubblico non arriverà mai a curare tutti i suoi beni comuni, ha bisogno del cittadino, e in questa sua capacità e anche attivazione il cittadino riacquista la dignità di essere protagonista della vita della sua città e non semplice essere passivo all'interno di una città in cui decidono altri, mm-hmm. decide la politica. E poi ci sono tutti gli elementi, alcuni li avete appunto fatti vedere poc'anzi, no? Che veramente, quando questa enciclica è uscita agli addetti del settore, per gli addetti del settore, per chi appunto come molti di noi si occupavano di ambienti in termini di vita e di lavoro, perché cercavamo anche di diffonderlo nelle scuole, nei momenti, nella società, il tema della grande importanza del porre riparo alla crisi ambientale. Ecco, quando ci parla Papa Francesco al numero 211 di cittadinanza ecologica, individuando quei metodi che sono propri di azioni che da sole non possono cambiare il mondo, ma insieme in una comunità, fino ad arrivare a 7 miliardi di azioni, sì, allora possono cambiare il mondo. E lui ci ricorda infatti evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, perché sempre nell'enciclica Papa Francesco cita se stesso in una omelia, e questo mi colpisce particolarmente i bambini, quando lui dice che il cibo che viene scartato è come se fosse rubato dalla tavola del più povero. E questa immagine colpisce moltissimo anche, sì, i bambini, che vedendo questa immagine si domandano già in sé, e loro che sono il futuro trovano già la soluzione. Poi Papa Francesco ci ricorda di utilizzare il trasporto pubblico, condividere i veicoli tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili e così via, riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, e dice: questi sono atti d'amore che ci permettono di esprimere appieno la nostra dignità. È chiaro che non possiamo pensare che il singolo gesto possa cambiare il mondo, ma dobbiamo avere la consapevolezza che quel gesto ha una dignità che può essere contagioso e che poi veramente allora può cambiare il mondo. Con questa idea noi stiamo facendo alcune cose come città su questo tema, il centro del riuso degli oggetti, il diffondere le borracce al posto delle bottiglie di plastica. Sono piccoli gesti che, se fatti in una città, però diventano già, da un'azione passano già a centinaia, a migliaia di azioni, e poi sono ripetibili per esempio in 8.000 comuni italiani e così via, fino a veramente a cambiare il mondo. Dobbiamo essere consapevoli che attraverso il nostro gesto, il nostro stile di vita, possiamo arrivare a cambiare il mondo. E Claudia da Assisi ci scrive: ciao Don Alessandro, oggi abbiamo perso la capacità di apprezzare un creato meraviglioso. Diamo tutto per scontato e guardiamo egoisticamente ai nostri bisogni senza pensare a cosa stiamo danneggiando. A volte l'unica soluzione sono norme rigide che i cittadini fanno fatica a rispettare.
Il dovere però a volte fa pugni con la popolarità, mettendo in crisi chi vuole fare del bene. Sembra un vicolo cieco. Preghiamo per chi ha la responsabilità dei cittadini e dell'ambiente. Un caro saluto. Grazie Claudia anche per questo tuo contributo. Ci ricordi anche che è importante pregare per chi ha la responsabilità civile, come dici tu, ma è anche importante pregare perché questo desiderio di amare anche la creazione entri, cresca sempre di più nel nostro cuore. Andiamo avanti, facciamo un altro passo in quella che è l'enciclica Laudato Si. Al cuore della riflessione di Papa Francesco troviamo il concetto di ecologia integrale, ossia la necessità di riguardare l'uomo in modo tale che lui sia reso veramente umano, in modo da aiutarlo a rispondere alla sua vocazione di custode e amministratore del creato. E questo va fatto a tutti i livelli, nella famiglia, nella società locale e internazionale, e deve toccare ogni aspetto della nostra umanità e della nostra creatività. Pensiamo all'arte, alla cultura, alla vita quotidiana, alla fede, alla nostra corporeità. Principio unificatore di tutto ciò, come ci ricordava prima anche Stefania, è il principio del bene comune. Esso presuppone il rispetto della persona in quanto tale, con diritti fondamentali ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche quei mezzi di sicurezza sociale applicando quello che nella dottrina sociale della Chiesa si chiama principio di sussidiarietà. Tutto ciò diventa anche appello alla solidarietà, anche tra le diverse generazioni, e si richiama Papa Francesco a quella che anche prima Stefania ha citato, è l'opzione preferenziale per i poveri. Il Papa ci dà poi anche delle indicazioni su come affrontare questa crisi in cui viviamo. Innanzitutto il dialogo sull'ambiente, fatto a livello internazionale per cercare di portare avanti un progetto comune di tutela della nostra casa. Il Papa sottolinea anche la lentezza con cui purtroppo a livello mondiale si portano avanti queste politiche ed evidenzia la scarsità dei risultati ottenuti. Altrettanto importante è il dialogo a livello nazionale e locale, in quanto ogni realtà ha le sue peculiarità e le sue necessità. La politica locale, infatti, può fare la differenza, in quanto determina un forte senso comunitario e un grande amore per la propria terra. Due caratteristiche fondamentali di questo dialogo devono essere allora la trasparenza e il confronto, e soprattutto l'analisi accurata della realtà, tenendo conto di tutti i fattori e i principi che determinano il bene comune, non solo la redditività, dice Papa Francesco. La politica e l'economia devono così porsi in dialogo per il bene della pienezza umana. Bisogna promuovere uno sviluppo sostenibile che tenda a ridefinire il progresso stesso, in modo da poter realizzare un mondo migliore in cui la qualità reale della vita delle persone sia migliore. In questo dialogo deve entrare anche la religione, che fonda i principi del bene comune alla base di questi processi. Stefania, come sindaco questa volta, come vivere a livello comunitario e proprio di istituzioni politiche questo invito che Papa Francesco ci fa? E soprattutto, come può contribuire un cristiano, anche impegnato in politica, a rendere più veloce questo processo? I metodi appunto ci sono. Se c'è una certezza che dobbiamo avere è che da questa situazione si può uscire tutti insieme, l'intera famiglia umana. Il Papa non fa mai settorialità, parla sempre di uomini e donne di buona volontà, lo ha fatto recentemente anche nell'invitare i giovani ad Assisi, sì, per creare una nuova economia. Le città possono fare tanto perché c'è una politica che può nel perimetro della città fare delle scelte e operare con quelle scelte, e può fare tanto anche la cittadinanza e il cittadino comune. Prima ricordavamo dei gesti singoli, ma la vera sfida, lo strumento più potente è la rivoluzione culturale. Vi facevo l'esempio della borraccia che noi diffonderemo ad Assisi. Ci siamo dati 12 mesi dal 4 ottobre scorso
a questo 4 ottobre 2019. Perché il 4 ottobre? Perché è la festa di San Francesco, appunto, patrono d'Italia, ma patrono anche degli ecologisti. 12 mesi per fare cosa? Per provare a attuare nella pratica in una città e nelle dimensioni di una città una di quelle indicazioni che ci dava Papa Francesco, guardando con occhi sinceri la realtà, sapendo che viviamo in una realtà economica e dovendo incidere anche su quello. Allora l'idea di abbandonare l'uso dell'acqua in plastica non può prescindere dal dotare la nostra città di tanta acqua pubblica, acqua del sindaco, come ci piace ricordare. Non può prescindere però dal continuare a dare un sostentamento a quelle tante attività che oggi rifocillano i pellegrini con l'acqua in plastica, non perché sono cattivi, non perché sono loro inquinatori, perché quello è l'unico metodo oggi che conosciamo molto spesso per dissetarci. E allora bisogna fare un percorso integrale, andando anche a creare un sostitutivo che abbia un passaggio culturale, perché noi vorremmo rendere ad Assisi proprio anche gli esercenti, coloro che hanno attività economiche, i primi promotori della rivoluzione culturale, dando la borraccia al posto della bottiglia d'acqua, con un giusto compenso ovviamente, come diceva San Francesco nel suo testamento, no? Il lavoro deve essere anche sempre remunerato di ciò che si conviene all'onestà. E dando quindi una borraccia in luogo di una bottiglia di plastica si susciterà magari una critica, magari un sorriso, magari una riflessione, perché dobbiamo diventare noi i primi promotori della rivoluzione culturale. Questa borraccia perché? Perché rinunciando a una bottiglia d'acqua in plastica, un gesto semplice, neanche ci pensiamo, beviamo due sorsi d'acqua e poi la buttiamo via. Dietro a quella produzione c'è talmente tanta CO2 che è andata in atmosfera che può determinare la vita o la morte di un bambino in un paese come l'Africa. Allora, dietro questo richiamo alla coscienza, i più piccoli, i giovani, sono tutti motivatissimi, l'avete visti? Sì. Li vediamo nelle piazze, li vediamo muoversi veramente anche con grandissimo coraggio, ma anche gli adulti non possono rimanere indifferenti. Ecco che un'intera città si può far promotrice della coraggiosa rivoluzione culturale che è veramente la base per il cambiamento epocale che ci attende. Ed in realtà questa è anche una grande, grandissima occasione, se ci pensiamo, una grandissima occasione di essere vicini al nostro Dio che ci ha creato, che ci ha dato questo giardino, che inconsapevolmente o comunque senza la piena consapevolezza abbiamo ridotto in uno stato di crisi profondissima, e per quella casa comune adesso siamo chiamati noi a mettere anima e cuore, mani e ingegno per riparare ad una situazione, e lo dobbiamo fare anche appunto come unica famiglia umana tutti insieme, anche in una città, nei vari ambiti di responsabilità. Ci sono tanti di questi esempi, ci sono tanti momenti e gesti concreti con cui si può confrontare un cattolico ogni giorno per far sì che la sua vocazione di cattolico sia una vocazione appunto al bene, anche alla custodia del creato, e per fare questi gesti basta, ecco, solo pensare che ogni nostro gesto è un gesto di vocazione, no? Che può essere, può dire il nostro essere cattolici, dalla raccolta differenziata alla cura di una pianta che si ha davanti casa, che anche seppur pubblica può innaffiarla, può dire un grande gesto di bene comune, un aiuto a tutta la città, al ridurre drasticamente la plastica, al dotarsi, all'essere, all'adottare uno stile di vita più sobrio e sostenibile. Non c'è nulla da imparare, viene veramente spontaneo, basta pensare che ogni nostro gesto incide sulla vita di un altro essere umano che si trova appunto per via della grande inequità planetaria in una parte del mondo molto più sfortunata di quella in cui viviamo noi. E allora con quel pensiero di cuore, di anima, veramente si può cambiare il mondo. Stefania, grazie veramente di cuore per la tua presenza qui oggi con noi, per la testimonianza del fatto che ciascuno di noi nel suo piccolo, nella quotidianità in cui vive, può fare qualcosa di importante, qualcosa di grande, e in questo modo può rispondere alla sua vocazione, alla vocazione di essere custodi, no? Della nostra casa comune, di quel giardino che tu tante volte hai nominato, che il Signore ci ha donato.
Vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 16.30, qui su Maria Vision, e affronteremo un altro tema importante, un altro tema a cuore proprio di Papa Francesco, che è il tema della famiglia. E lo faremo con una coppia di amici che saranno qui con noi. Intanto, dandovi appuntamento a lunedì prossimo, vi saluto con la preghiera che lo stesso San Francesco ci ha regalato, il Cantico delle Creature. Proprio diventi per noi la preghiera attraverso la quale impariamo ad amare il creato e soprattutto attraverso la quale ci impegniamo a prenderci cura di quei doni meravigliosi che il Signore ci ha fatto. Altissimo, onnipotente e buon Signore, Tue sole laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. A Te solo, Altissimo, se confano, et nullo homo ene digno temento vare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le Tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale è giorno et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale enallumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore, et sostengono infirmitate e tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, cada Te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontati, che la morte seconda non lo farà male. Laudate et benedicete, mi Signore, et ringraziate et serviateli con grande umilitate. Con questa preghiera ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti. Buona serata.